In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Io sono AirTable. convinto che chi si forma in qualunque settore del sapere debba uscire fuori dal proprio guscio e andare fuori. Ogni tanto una polemica che faccio con alcuni colleghi di Roma che si sono laureati a Roma, hanno fatto carriera a Roma, non si sono mai spostati da Roma, il rischio delle Cioè David capitali. Data, della capacità di tradurre in digits e poi in numeri, in cifre, molti dei nostri comportamenti. Con noi consapevoli fino a un certo punto di quello che succede, dei dati che forniamo. È vero, quando un servizio è gratuito vuol dire che l'abbiamo già pagato e l'abbiamo pagato con il tesoro forse più prezioso che è la tracciabilità, la traccia sul nostro Beh, comportamento. insomma, quindi l'essere umano è fatto di numeri e di pensiero, e quindi questa affinità è molto chiara. Professor Marramao, a cosa serve il suo lavoro nella società? Una domanda un po'. La filosofia è una pratica, soprattutto nell'uso del linguaggio, che serve a porre correttamente le questioni. Diceva Socrate, perché molti dei problemi della società, ma anche molti dei problemi individuali, nascono da questioni mal poste, che non possono dunque avere risposte. I cittadini, gli animali politici hanno bisogno dei numeri. Sull'Istituto Nazionale di Statistica, dove ero ieri, proprio sulla porta d'ingresso, c'è scritto Numerus rei publicae fundamentum. Sentendo le parole di Giacomo prima, da Machiavelli, Petty, Machiavelli, insomma, l'hanno capito in tanti questo. Ma la differenza, che c'è al giorno d'oggi è che ai tempi di Camillo Benso, Conte di Cavour, i numeri dello Stato erano raccolti lo stesso, c'erano le tabelle di dati statistici, però circolavano in un'elite. Oggi non è più così. La rappresentazione del reale, sia quella che ci facciamo al supermercato che quella che magari troviamo consultando internet o sui giornali o in altri mezzi di comunicazione, insomma, la rappresentazione numerica del mondo è molto a portata di mano. Però, come tutti i linguaggi, è un linguaggio che va capito, che bisogna saper padroneggiare, che va imparato. L'utilità dell'inutile, il vero collante sociale, no? Ce l'abbiamo nel momento in cui siamo dentro la dimensione del lusso. Penso ad Grande esempio a antropologo. un uomo come Marcel Mauss, che in qualche modo scrive un saggio sul dono dicendo che In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.